qualche centesimo, 1,33. Controfavorita la scuderia, è salita la quota della scuderia a 4,32, ma anche Unos Diaz ha i suoi sostenitori, quota di 5,01, adesso 4,98. Una Stella 3B peraltro viene anche scommessa soprattutto come piazzata, ma anche come vincente ci si prova, 8,18 in una corsa in cui il campo è esiguo e la modestia dei concorrenti, nonché linee anche abbastanza, come dire, non particolarmente incisive da parte di diversi concorrenti, lasciano la contesa davvero aperta ad ogni risultato, anche se è chiaro che se Ubiratan conferma la linea delle sue prestazioni di quest'anno, è il cavallo da battere. 1,39 al momento, ma tutto è pronto, si va in partenza. Prima corsa di Palermo in pista indigeni di 4 anni sulla breve distanza, netti favori al gioco per il numero 6, Ubiratan HP, novità per la pista palermitana, in fase di allenamento di galoppo il numero 2, Ulliker Holm, e siamo alla partenza che vede filare al comando Unos Diaz, subito impegnato dal compagno di allenamento Ubiratan HP, in terza posizione il numero 1, Uguccione Jet, poi a seguire una Stella 3B e ultra rapida. Dunque Unos Diaz al comando, non crediamo che ci abbia corso poi tante volte, cavallo dai problemi di meccanica ma molto potente, in testa potrebbe trarre profitto dalla posizione che gli impedirà di fare manovre azzardate e andando via così potrebbe anche reggere sino in fondo. Unos Diaz al comando, in seconda posizione il compagno di allenamento e favorito della corsa Ubiratan HP, poi Uguccione Jet, una Stella 3B e ultra rapida. 45,3 da 1,15,5 i primi 600 metri. Unos Diaz in mano a salvo cintura affronta la piegata di destra ed è ancora chiaro battistrada nei confronti di Ubiratan HP. Ad un paio di lunghezze segue il numero 1 Uguccione Jet, che adesso viene richiesto da Angelo Basso Junior. Primo chilometro attorno all'1,17 per il capofila Unos Diaz, sempre tallonato da Ubiratan HP. I due restano abbastanza avanti a Uguccione Jet, poi una Stella 3B e il 3 di ultrarapida che prova a spostare. Sposta adesso Gasparello Verde, arriva purtroppo anche in gara di testa l'errore, davvero ormai abbonato a questo errore il numero 4 di Unos Diaz, sbanda un pochettino Ubiratan all'ingresso in retta, Gasparello Verde lo deve un po' richiamare agli ordini per tenerlo in camminata. Il cavallo comunque risponde senza problemi e viene ad onorare nettamente il ruolo di favorito. Al secondo posto Uguccione Jet, al terzo una Stella 3B. Vittoria dunque del favorito Ubiratan HP, insediolo Gasparello Verde, che anche l'allenatore. I colori sono quelli della Titan Stable SAS, la quota poi è calata ad 1,24, il tempo dovrebbe essere attorno all'1,17 qualche linea. Vittoria molto attesa e molto netta, peccato per Unos Diaz che ha sciupato tutto con un errore sull'ultima curva, lontano ma comunque buon secondo Uguccione Jet su una Stella 3B in numeri 6, 1, 5, l'ordine d'arrivo da confermare della prima corsa di Palermo.